Ok, allora riprendendo il nostro discorso che stavamo facendo su questa analisi qui, ecco, adesso vediamo un po' cos'era il natron, ecco, dal punto di vista degli egizi. L'acqua contenente natron, carbonato di sodio e di idrato, corrispondente alla soda prodotta artificialmente, era largamente usata in Egitto come liquido purificante per lavare sia il corpo sia la bocca. Una versione moderna del natron si può ottenere mescolando bicarbonato di sodio e acqua purificata, per chi se lo volesse fare in casa. Per risvegliare le loro qualità di purificazione spirituale, sia l'acqua sia il carbonato di sodio possono venire benedetti e separatamente caricati, per poi essere uniti. Il metodo più semplice per farlo consiste nel mettere il carbonato di sodio in una piccola ciotola pulita, richiamare energia terapeutica nelle mani e quindi prendere la ciotola pronunciando la seguente preghiera o un'altra di significato simile. Allora, questo discorso qui lo vedremo successivamente in un capitolo dedicato proprio a questo argomento che è manifestare energia terapeutica nell'undicesimo capitolo, Isi della grande terapeuta, quindi lo leggerò, lo approfondiremo più in là. Quindi, se appunto, giusto per sapere, per avere quest'idea storica, comunque gli egizi usavano molto questa cosa, questo elemento, ecco, questo carbonato di sodio idrato che veniva chiamato natron, ecco, loro lo usavano proprio per purificare le acque. Difatti, allora, il bagno di purificazione più semplice è quello che si fa in una comune vasca aggiungendo all'acqua un paio di cucchiai da tavola di sale comune, carbonato di sodio e sal gemma. Questo, che è il sale estratto in miniera anziché ricavato dall'evaporazione dell'acqua marina, si presta specificatamente allo scopo. Tra l'altro, comunque, poi in realtà l'acqua salata veniva associata sia a Iside, ma veniva associata anche a Sete, quindi poi infatti qua l'autrice lo specifica, che si poteva preferire il sale marino, ma molti egizi consideravano l'acqua marina legata a Sete, quindi impura, cosa tanto più vera in quanto nella nostra epoca di inquinamento. Niente, potete appunto in realtà per chi volesse provare questa cosa del natron può usare anche dei sali da bagno, anzi probabilmente magari riuscite anche a trovare qualcosa ad esempio con delle più ispirato all'Egitto, ecco, spesso io si vedono anche sui cataloghi, ecco, tipo Avon, giusto per dire, si vedono tutti dei prodotti che sono un po' ispirati a queste essenze antiche, quindi in realtà poi per chi volesse provare a replicare appunto il bagno come lo facevano gli egizi, ci sono proprio tutti dei prodotti. O altrimenti, se volete farlo proprio in maniera molto più economica, in maniera molto più così veloce e velocissima, potete appunto usare il bicarbonato di sodio. Ecco, poi l'autrice, ad esempio, parla anche dell'issopo, non so, sinceramente non so come si pronunci, ma penso issopo, che tra l'altro è citato anche nella Bibbia, tra l'altro. Però spiega, ad esempio, che se preferite fare mettere cioè le erbe nell'acqua, ecco, per il bagno, in realtà l'issopo tende ad avere sulla pelle un effetto prosciugante, eh? Per cui dopo il bagno è consigliabile servirsi di olio o lozione per reidratare la cute. Per chi volesse proprio provare in realtà, non provare col bicarbonato di sodio, ma provare con le erbe, giusto per dire. Ad esempio le potete cucire in un panno pulito da mettere direttamente nell'acqua, ma in tal caso questa risulta meno potente. Quindi come se fosse una specie di infuso, ecco, nel senso lasciate questo sacchettino con dentro le erbe, dentro nell'acqua calda e viene proprio fuori questa specie di bagno di purificazione. Allora, qui direi che c'è un approfondimento sull'issopo, vediamo di leggerlo issopo, ma penso si pronunci issopo, che l'autrice fa, la leggiamo brevemente. Allora, l'issopo, che è tra le erbe più usate a scopo purificatorio, forse quella dotata di maggior potenza, è stato impiegato per millenni. Poi l'autrice cita il libro di Scott Cunningham sull'erba, che è un libro molto bello, non so neanche se in Italia poi è stato tradotto. C'è tutta una serie comunque di video su YouTube che tipo spiega bene queste cose, anche se in inglese purtroppo. Cita versioni più antiche del nome Issopo, come Issopo o Isopo, entrambi probabilmente derivati dal ricordo medievale di Iside, quale Isis, signora delle erbe, che si ritrova in un antico manoscritto pubblicato a cura di Christine de Pisan. L'issopo ha trovato impiego in riti giudaici e cristiani,
ed è tutto usato da fedeli ebrei nel bagno rituale del mikveh per la purificazione spirituale. Fragrante e pulito, l'issopo conferisce all'acqua l'inconfondibile caratteristica di leggero pizzicore, quasi un'effervescenza. Ecco, altrimenti c'è un'altra cosa che potete fare, che magari dopo il bagno, ecco, comunque lo potete fare da un punto di vista simbolico, che è quello dell'unzione, che tra l'altro è una pratica che noi troviamo anche attestata nel Vangelo, che io avevo trattato in una serie di video sull'altro canale, di cui adesso comunque non riprendo l'argomento perché, come dico, preferisco evitare sterili polemiche. Comunque, come pratica attestata anche nel Vangelo, eh? Allora, ungersi con aglio è una delle più antiche forme di benedizione e purificazione. È semplice, rapido, si può fare ovunque in modo efficace. La forma più elementare consiste nel portarsi alla fonte la punta di un dito bagnato di olio consacrato pronunciando qualche parola. Qui, ad esempio, potete un po' inventare il significato che volete dargli, ecco. Allora, per un'unzione più elaborata bisogna spalmare l'olio sulla fronte, sulla gola, sull'altezza del cuore, sul ventre, sul pube, sulle ginocchia e sui piedi. Allora, altrimenti l'autrice, ecco, introduce anche una variante a questa cosa, cioè nel senso potete benissimo prendere dell'olio normale e realizzare questa cosa, cioè da un punto di vista ovviamente simbolico. Che poi comunque queste cose adesso le vedremo meglio nei prossimi capitoli, perché poi l'autrice ha queste cose qui che adesso sta dicendo così in modo molto sintetico, le va poi ad approfondire meglio da altri aspetti di Iside nei prossimi capitoli, eh? Poi potete farlo in alternativa, se non volete usare l'olio, potete provare ad esempio a fare una tecnica usata dagli sciamani messicani, consistente nel riempire di acqua bottiglie di vetro colorato, lasciarle al sole e quindi servirsi dell'acqua caricata di luce a scopi terapeutici e di purificazione, prescrivendola di diverso colore per diverse affezioni: il verde usato quale mezzo terapeutico fisico, il rosso per disturbi emozionali, il giallo per squilibri mentali, l'azzurro per combattere l'ansia o l'angoscia. Anche questa è un'idea carina, voglio dire, cioè vi mettete, prendete delle bottiglie di vetro colorate, vi mettete dentro l'acqua, le lasciate al sole e in quel modo lì si caricano da sole. Poi niente, potete usare comunque quest'acqua di tipo colorata, piuttosto che anche ad esempio l'energia proveniente dalle mani, anche ovviamente per purificare gli oggetti, eh. O anche attraverso l'incenso, magari se vi piace di più l'uso dell'incenso, potete provare ad esempio a passare le cose attraverso il fumo dell'incenso, eh. L'incensazione di pietre o altri oggetti per pulirle o caricarle è praticata da molte culture in ogni parte del mondo. Per una pulitura di tipo egizio, servitovi di incenso di mirra bruciati su carbone di legno. Niente, direi di aver letto tutto quello che volevo leggere, ecco. Ah, ad esempio, poi per finire, potete ad esempio esporle anche alla luce del sole o della luna, o di entrambe. Che poi è forse anche la cosa molto più semplice, molto più immediata, nel senso che vi esponete oppure esponete le cose direttamente alla luce, così è molto più economico, ecco, è molto anche più semplice da fare. Niente, direi che le cose importanti, gli spunti importanti che volevo leggere, ecco, di questo libro li ho letti. Nei prossimi giorni vediamo anche i capitoli successivi, eh. Sì, direi che ho letto tutto quello che ci tenevo a leggere. Per quanto riguarda i concetti importanti, ecco, e le idee che possiamo sviluppare, perché ovviamente queste cose sono giusto delle idee, potete poi svilupparle un po' secondo la vostra sensibilità, secondo quello che seguite, che sentite dentro anche. Niente, direi di aver esaurito tutti i capitoli, i due capitoli che volevo leggere. Domani vedremo il quarto. Vediamo un po' come era fatta la plenimetria del tempio, ecco, di come erano costruiti, di come erano organizzati, e così via fino ai capitoli successivi, ecco, perché spero di riuscire a vederli tutti. Niente, vi saluto quindi anzi, vi faccio vedere di nuovo il sistro, che ho trovato un'altra immagine. Qua si vede forse ancora meglio, come vedete. Il tet è proprio il nodo esiaco e il sistro. Comunque, sono cose che vedremo più approfonditamente nei prossimi video.
Niente, spero che i video siano stati utili e interessanti. Spero che soprattutto siano cose che possano entusiasmarmi e vi saluto alla prossima videolettura.